Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video. Dovete sapere che oggi è il mio compleanno e per questo ho deciso di farmi un regalo. Oggi infatti andrò a risolvere un cubo di Rubik molto molto bello, ma soprattutto molto molto difficile. Sto ovviamente parlando del Rubik's Impossible. Raga, guardate quanto è bella questa scatola. Packaging veramente a dir poco spettacolare. Ha questo effetto metallizzato che riflette la luce, molto molto bello. Quasi mi duole il cuore a togliere il cubo dalla sua confezione. Sembra quasi una pietra preziosa incastonata all'interno di un gioiello. Qui in alto possiamo vedere quello che è il livello di difficoltà di risoluzione del cubo stesso, ovvero 6 su 6, cioè il massimo. Adesso andrò a rimuovere il cubo dalla sua confezione e vi spiegherò il perché. Ed ecco a voi il cubo fuori dalla sua scatola. Questo cubo è particolarmente difficile da risolvere perché è caratterizzato dall'effetto lenticolare, ovvero quell'effetto di rifrazione, riflessione della luce, tale per cui una superficie comunque costruita in un modo particolare, se inclinata in un certo modo, mostra un'immagine, mentre se inclinata diversamente ne mostra un'altra. Ad esempio, possiamo notare come questo spigolo, se inclinato in un certo modo, mostra il colore giallo, mentre se inclinato diversamente, mostra un colore rosso. Devo dire che dal punto di vista della scorrevolezza, questo cubo risulta piuttosto lento. Tuttavia questo non è decisamente un problema, infatti si vede che è un cubo non costruito per farci speedcubing, per farci ottimi tempi. È fondamentalmente un giocattolo fatto per passarci piacevolmente il tempo insieme. Perfetto! Penso di avervi detto un po' tutto. Non vi nascondo che nutro un certo timore nei confronti di questo cubo, ma nel complesso non vedo l'ora di mischiarlo e soprattutto di risolverlo. Ma prima ve lo mostro un po' più da vicino. Ok, prima di iniziare ho deciso di dirvi un'ultima cosa. Andrò a risolvere questo cubo esattamente come se dovessi risolvere un cubo normale, diciamo così. Quindi partirò dalla faccia bianca e come ultima risolverò quella gialla. Prima di iniziare vi faccio vedere però un'ultima volta la faccia gialla, sia completamente risolta sia con gli altri colori, diciamo così. Come potete vedere qui ci sono due facce rosse, qui una verde, qui negli angoli ci sono due facce bianche, qui c'è uno spigolo giallo e infine gli ultimi due sono questo qui arancione e questo qui blu. Cercate di tenere a mente questi colori esattamente come me perché saranno utili per l'OLL e il PLL successivamente. Detto questo, possiamo finalmente cominciare. Raga, guardate com'è da mischiato. Fa veramente veramente paura. Semplicemente spettacolare e al tempo stesso mostruoso. Detto questo, iniziamo. Allora, come prima cosa andrò a risolvere la faccia bianca, quindi dobbiamo cercare spigoli e angoli, per prima cosa ovviamente gli spigoli, che abbiano una faccia bianca. Questo, come vedete, è bianco. Questo qui invece si alterna rosso-blu, però sembra avere prevalenza blu. Questo qui sicuramente è uno, e se non ricordo male era proprio quello superiore. Questo qui si alterna bianco-rosso, e questo che sembra arancio-bianco, questo sicuramente deve essere un altro. Ok, qui sono tutti bianchi e qui si vedeva l'arancione, quindi questo è corretto. Ok, abbiamo due spigoli messi correttamente. Ora ci vuole il terzo qui sotto. Questo è il terzo.
così. Ok, e così sono tutti quanti bianchi. Vediamo un po', tre pezzi sono corretti. Questo qui invece fa giallo, verde, e questo che sembra bianco verde. Allora, questi tre pezzi della croce sono corretti, mi rimane soltanto questo da sistemare. Devo cercare qualcosa che abbia sfumature di arancione. Ok, forse ci siamo. Questo qui fa bianco verde e da questo lato giallo arancio, quindi vediamo se questo spigolo che è qua dietro lo devo riportare qui. Ok, forse ci siamo. La croce bianca adesso è fatta. Per assicurarmi che sia fatta bene, ok, adesso è semplice, perfetto. Quindi adesso abbiamo blu con blu, vediamo un po', rosso rosso, verde con verde, ok, e arancione arancione, ok, perfetto. Quindi croce bianca fatta e fatta bene. Adesso devo cominciare a sistemare gli angoli. Questo qui è bianco, verde, rosso e probabilmente va inserito qui dietro, quindi questo riconosciuto subito facilmente lo andiamo ad inserire, come detto, qua dietro dove abbiamo il verde e il rosso. Ok, ci dovremmo essere, vediamo, assicuriamoci di non aver fatto casini. Quindi tutto quanto bianco, inclino. Ok, questo qui bianco. Ragazzi, sono stato fortunato perché a quanto pare quest'angolo è posizionato correttamente. Infatti qui da blu, qui da rosso e qui da bianco. Perfetto, sono stato fortunato. Questo qui non c'è bisogno di spostarlo. Quindi sia quest'angolo che questo sono corretti. Dobbiamo andare a caccia di questi ultimi due. Ok ragazzi, credo di aver trovato un altro angolo. Questo, molto probabilmente, dovrebbe essere inserito qui. Facciamo la prova e vediamo se è corretto. No, direi decisamente che non ci siamo. Questo angolo in effetti è corretto, ma ho sbagliato a posizionarlo. Infatti non va qui, ma probabilmente è qui. Questo perché questa faccia arancione praticamente è fissa, quindi probabilmente si ricollega alla faccia arancione qui a sinistra. Quindi vado a riposizionarlo immediatamente. Lo tolgo da questa posizione e lo vado a inserire qui. E adesso infatti dovremmo esserci. Guardate, adesso da qui verde, qui arancione e qui perfetto, dal bianco. Questo qui non dà nulla, quindi sarà uno di questi quattro in alto. Probabilmente già questo qui. Sì, questo da blu, questo qui da bianco e questo qui da arancione, perfetto. Quindi questo è in effetti un ottimo trio. Non così, ma così. Vediamo un po'. Ok, allora, prova del 9. Perfetto, tutto quanto bianco. Ci siamo, raga. Qui abbiamo tutto quanto blu. Qui abbiamo tutto quanto rosso, qui abbiamo tutto quanto verde e tutto quanto arancione. Perfetto, il primo strato è andato. Allora ragazzi, guardando un po' il cubo, direi di aver già trovato il primo spigolo. Questo qui infatti da blu o rosso contro bianco o verde. Quindi io proverei a metterlo direttamente qui, proverei a inserirlo qui. Vediamo un po', perfetto, qui da rosso e qui da verde. Ok, questo spigolo invece sembra dare blu arancione tipo e verde rosso, quindi probabilmente è l'altro che manca qui a sinistra, solo che devo spostarlo in questo modo a destra. Ok, in questo modo, vediamo. Sì, qui da blu, qui da arancione e qui da rosso ci siamo. Questo qui da blu arancione e arancione blu, quindi probabilmente questo qui in realtà dovrebbe essere posizionato correttamente qui. Vediamo se è corretto. Questo sembra più sul blu che su arancione. Io direi di provare a spostarlo così, quindi andare a finire a sinistra. Adesso questo mi dà arancione e questo qui blu. Come ho detto raga, devo invertirlo. Proviamo a inserirlo nuovamente.
Ok, direi che stavolta l'ho inserito correttamente. Questa volta da arancione da questo lato, perfetto, e blu da questo lato. Ok, quindi adesso manca soltanto uno spigolo che deve dare sul verde arancio. Ok raga, l'ultimo spigolo da inserire è questo qui praticamente, perché non so se voi riuscite pure ad apprezzarlo. Da questo lato mi dà verde e rosso, da questo qui blu e arancio. Quindi dovrebbe essere inserito così a sinistra. Verifichiamo subito. Ok, facciamo un check al volo. Qui abbiamo arancione, blu, qui abbiamo il rosso e da questo lato il verde. Ok raga, 2 strati su 3 completati. Vediamo adesso se riesco a trovare uno schema sulla faccia superiore. Ok raga, forse ci siamo. Se non ricordo male, questi 2 pezzi e questo qui che cambia colore e diventa giallo-blu dovrebbero essere 3 pezzi della croce gialla, quindi è come se avessi questo pattern, quello ad L rivolta diciamo così a sinistra. Quindi facendo F sexy move per 2 volte ed F primo dovrei ritrovarmi con la croce gialla. Ok, questa qui è la croce gialla, sì, perché aveva i 2 pezzi rossi, giallo, però c'è uno che non mi torna. Chiaramente perché non è sistemato, dovrei fare l'OLL, è chiaro, ecco perché. Allora raga, devo ammettere che non riesco a riconoscere un pattern per applicare l'OLL, quindi penso che risolverò il cubo con il metodo a strati. Quindi adesso ho formato la croce gialla, ma devo assicurarmi che sia fatta bene, quindi devo trovare 2 posizioni corrette, che se non ricordo male sono queste 2. Io le ricordo così. Ok, qui ci dovrebbero essere sopra il giallo e qui il rosso, quindi queste 2 vanno portate così e adesso dovrei applicare la sine, quindi cioè adesso la croce è così, questa è come la volevo io ed è anche fatta bene. Qui c'è verde, qui c'è l'arancione, qui c'è il blu, perfetto, e qui c'è il rosso, perfetto. Quindi croce gialla fatta bene. Ah, devo riconoscere uno degli angoli messo correttamente e poi cominciare a orientarli. Ok raga, allora a quanto pare l'unico angolo posizionato correttamente da riorientare è questo qui. Infatti guardate, questo qui praticamente ha questo verde fisso che sicuramente andrà qui, poi ha i colori alternati giallo-arancio e arancio-giallo tipo. Quindi in effetti sono i 3 colori che si trovano in questa posizione, verde, giallo e arancio. Quindi quest'angolo qui è corretto e adesso devo applicare l'algoritmo per far ruotare questi 3. Non saprei raga, non sono propriamente convinto, penso di riapplicare ancora una volta l'algoritmo perché sono sicuro che quest'angolo sia corretto, ma questi 3 non mi sembrano ancora allineati, quindi riproverei con l'algoritmo. Ok, direi che forse adesso ci siamo, perché vedete qui adesso c'è arancione su arancione, poi abbiamo questo bianco giallo e qui adesso abbiamo praticamente tutto il blu, quindi questo è corretto. Direi che tutta la faccia blu è corretta e qui abbiamo tutto il giallo e qui il rosso, quindi quest'angolo pure è corretto e questo qui sicuramente sarà corretto adesso. Questo qui c'ha il verde, rosso e giallo, perfetto, quindi semplicemente questi 2 sono da riorientare. Per fare ciò quindi devi posizionare il cubo in questo modo, vediamo dove è il primo da riposizionare, quindi con calma esponiamo in questo modo e devo far spuntare l'arancione. Ok, quindi direi che ci siamo. Adesso qui è il verde, qui ho l'arancione, quindi adesso devo semplicemente ruotare questo e fare in modo che qui finisca il giallo. E se ho fatto tutto correttamente, adesso mi basta ruotare questo e direi che il cubo è perfettamente risolto. Ok, facciamo un check al volo, quindi qui è tutto bianco, poi abbiamo tutto blu, tutto rosso, tutto verde, tutto arancione e ovviamente tutto giallo. Perfetto. Anzi no, scusate, ultima cosa da fare.
bisognerebbe riorientare la scritta. Questa dovrebbe trovarsi un attimo ruotata, se non ricordo male. È una finezza, ma giusto per dire di farlo. Questa faccia deve ruotare di 90 gradi in senso antiorario, quindi questa è la faccia ruotare in senso orario, e quindi dovrò fare 1, 2, 3 e 4, e ancora 5, 6, 7 e 8. Vediamo un po', non mi hai fatto danni. Faccia bianca, ultimo check, corretta. Blu, rosso, verde, arancione, ultima faccia, quella gialla. Questa volta la scritta è tra la blu e la rossa, quindi direi che ci siamo. E stop. Perfetto, risolto. Bene ragazzi, con questo siamo giunti alla fine del video. Se siete arrivati fino a questo punto, mi raccomando, commentate con l'hashtag Rubik's Impossible. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando, condividetelo sui nostri social per farlo vedere a tutti. Vi lascio inoltre sempre qui sotto in descrizione il link per Rubik's Impossible, sempre nel caso in cui riusciste magari o ad acquistarlo o regalarlo a qualcuno. Io con questo ho concluso, quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi, al prossimo video!